Inverno del 1918, il giovane José María Escrivá de Balaguer riconosce in semplici impronte nella neve la chiamata di Dio. Il 2 ottobre del 28, lo stesso José María, divenuto sacerdote, acchiara la visione di un'opera che deve compiere in nome di Dio. Sono le date di fondazione di uno tra i movimenti più complessi, più oscuri, più osannati e criticati del cattolicesimo moderno, l'Opus Dei, l'opera di Dio appunto. Per la prima volta in assoluto le telecamere della storia siamo noi, sono entrate nel cuore di questo movimento per raccontare la biografia di Escrivá, fondatore dell'Opus Dei, e per tracciare un'analisi da dentro di questa organizzazione cattolica per molti versi ancora sconosciuta. Il 13 gennaio 1902, festa liturgica dell'ottava dell'Epifania, nella quale si commemorava il battesimo del Signore, il reggente del vicariato della cattedrale di Barbastro impose al bambino al fonte battesimale i nomi che già apparivano nel registro dello stato civile. José, nome del padre e del nonno. Maria, per devozione alla Santissima Vergine. Julián, quello del santo del giorno. Mariano, per riguardo al padrino del battesimo. Il reggente si chiamava Ángel Malo. Quanto al fonte battesimale della cattedrale di Barbastro, di bella e accurata fattura, esso è uno degli oggetti artistici descritti nel Liber de Gestis, all'anno 1635. Ben poco gli valsero tuttavia antichità e bellezza. Nel 1936, quando passò anche da lì la furia iconoclasta, fu frantumato e i pezzi gettati nel fiume. A quel fonte avevano ricevuto le acque del battesimo migliaia di cristiani. Angelo mio custode, dolce compagnia, né di notte né di giorno non andar via. Se mi lasci, che cosa sarà di me? Angelo mio custode, prega Dio per me. 1916, Giovedì Santo, durante la sua orazione personale. Tu sei rimasto nel tabernacolo per 2000 anni, perché io ti possa adorare, amare e possedere, perché possa mangiarti e alimentarmi di te, sedermi alla tua tavola, divinizzarmi. Gennaio 1918. Una mattina presto, vide per strada le orme lasciate nella neve da due piedi scalzi. Si fermò a guardare con curiosità l'impronta lasciata dai piedi nudi di un frate e, commosso nel più profondo dell'anima, si domandò: se altri fanno tanti sacrifici per Dio e per il prossimo, io non sarò capace di offrirgli nulla? Ero solo un adolescente quando il Signore gettò nel mio cuore una semente infuocata d'amore. Non sapevo cosa Dio volesse da me. Ma si trattava evidentemente di una chiamata. A che cosa? Sarebbe stato chiaro in seguito. Nel frattempo mi rendevo conto della mia inutilità e ripetevo quella litania che non è frutto di falsa umiltà, ma di conoscenza di me stesso. Non valgo nulla, non ho nulla, non posso nulla,
Non sono nulla, non so nulla. Nello scoprire le orme lasciate nel biancore della neve e nel rendersi conto che erano di un religioso, vi aveva visto le orme di Cristo e l'invito a seguire. In un gesto silenzioso impresso sul bianco, seppe vedere una chiamata. Se questo buon uomo è stato capace, per amore di Dio, di offrire un sacrificio così forte, per un bene così enorme, anche io devo fare qualcosa per il Signore. È stato questo, come una specie di impulso molto forte, uno stimolo molto grande, che è servito a San José María, secondo i dati più recenti, per iniziare una vita di dedizione completa a Dio. Chiaramente nell'ambito delle possibilità di un ragazzo. Non era certo un adulto, non era neanche un bambino, ma comunque un ragazzo giovane. Decise di farsi sacerdote. Io non mi opporrò, e questo lo ha detto San José María, il padre piangendo. Scelse il sacerdozio come base per raggiungere un ideale, come il mezzo più appropriato nelle proprie circostanze personali per identificarsi con Cristo, in attesa di una risposta che presagiva ma non vedeva. Domine ut videm. Il vecchio seminario di Logroño doveva il suo nome sia all'antica datazione dei servizi prestati come centro di insegnamento ecclesiastico, sia al merito della sua vetustà, che non era poca. Il fatiscente edificio era datato 1559, anno in cui i gesuiti avevano aperto una scuola a Logroño. All'interno del seminario la disciplina era rigida. José María conduceva un'intensa vita di pietà. Ricordo con che espressione di compassione, quasi guardandomi dall'alto in basso, mi fissavano i compagni dell'istituto quando, finita la scuola, iniziai la carriera ecclesiastica. Dalla divina inquietudine, dal disagio interiore, José María era passato alla certezza che il Signore lo voleva per qualcosa. Al terzo piano del San Carlo abitavano gli studenti di teologia, mentre sopra al quarto c'erano le camere dei più giovani, quelli di lettere e filosofia. Le camere erano piccole. Letto, un tavolo con una sedia, con una bugia e la candela e un attaccapanni. Gli impianti igienici in sintonia con la vetustà dell'edificio. Ogni settimana veniva consegnata a ogni seminarista una candela. Si alzavano alle 6:30 e avevano 30 minuti per la pulizia personale. Da nessuna parte tracce di una doccia o di una vasca da bagno. Mezz'ora di meditazione nella cappella, poi la messa nella chiesa di San Carlo, la prima colazione in silenzio, mentre veniva letta l'Imitazione di Cristo. E proprio qui, in questo luogo dove ora ci troviamo, lui trascorse i suoi primi anni di seminarista. Quando sono entrato in seminario, mantenni l'abitudine di tenere ben puliti scarpe e abiti. Per questa ragione, incomprensibilmente, per alcuni che prima che entrassi in seminario mi avrebbero trattato con la massima considerazione, io divenni il signorino. Io sono una madre di famiglia, moglie e ho un lavoro e cerco di... Mi aiuta molto il suo esempio, come figlio di Dio. Lui sempre ricorreva alla filiazione divina ed è importante per comportarmi ogni giorno e per essere cristiana e santa ogni giorno. Le visite quotidiane alla Basilica della Madonna del Pilar gli meritarono il nomignolo di Rosa Mistica, motto di pessimo gusto in bocca a un seminarista e irriverente nei confronti della Madonna. Alcuni in seminario lo conoscevano come il sognatore. Había un chiquillo che cominciava a rompere l'amore. C'era un ragazzo che cominciava a presentire l'amore. Che cominciò ad essere certo che Dio voleva qualcosa da lui. Fu lui a dare inizio alla consuetudine di uscire tutti i sabati pomeriggio con gli studenti del San Carlo per andare a far visita alla Madonna del Pilar. Avevo il presentimento che il Signore volesse qualcosa. Passarono parecchi anni senza che sapessi che cos'era. E intanto dicevo di continuo una giaculatoria, ricordandomi del cieco del Vangelo, cieco anch'io quanto al mio avvenire e al servizio che Dio desiderava da me. Domine ut videm, domine ut sit. Ho ripetuto per anni, che sia, che si faccia ciò che tu vuoi, che io sappia, dà luce alla mia anima.
Le luci non venivano, ma evidentemente pregare era la strada giusta. Dopo aver risposto con prontezza alla chiamata divina, a Logroño, all'inizio del 1918, quel ragazzo, ora sacerdote, continuava nel 1925 a interrogarsi sulla propria misteriosa vocazione. L'attesa di qualcosa di sublime lo aiutava a superare la cruda realtà quotidiana. Ritornato da Perdighera, non trovò altro lavoro sacerdotale che la cappellania della chiesa di San Pietro Notalasco. La chiesa era situata in un vecchio quartiere di Saragozza, non lontano dal San Carlo. Dentro casa, la famiglia sopportava le ristrettezze con dignità, salvando a ogni costo le antiche tradizioni familiari. Eccolo qui. Aquí está. Por eso he venido a Santiago. Perciò sono venuto qui. Per questo vi amo con tutta l'anima mia. Perché sono completamente perso. Per amore di Cristo. Porque estoy loco perdido. Por el amor de Cristo. Don José María si presentò a San Michele non appena giunto nella capitale il 19 aprile 1927, martedì dopo Pasqua. Come prima soluzione, Don José María si era stabilito in una pensione in via Farmacia, nel dedalo di stradine che salivano alla Red de San Luis. Di lì scendeva fino alla Puerta del Sol. Al poco d'affare di San Michele fece seguito la cappellania del patronato de Enfermos, che fu come passare dalla fame alla sazietà. Il cargo de Enfermos. Quell'ospedale generale di Madrid, pieno di malati. Poverissimi, alcuni distesi nella corsia perché non c'erano letti. Quell'ospedale del re si chiamava, dove non c'erano che tubercolotici. E allora la tubercolosi non si curava, ora non è una malattia, ora si cura. I medici hanno progredito moltissimo. José María sembrava distaccato dall'ambiente umano circostante e come legato da lacci invisibili con la divinità. Questo fenomeno giungeva al culmine al momento del canone. Qualcosa di strano accadeva in quel momento, in cui sembrava che José María stesse come distaccato dalle circostanze in cui si trovava e che riaffacciasse a misteriosi e remoti orizzonti celesti. Il cappellano andò man mano occupandosi delle opere di misericordia del patronato. In primo luogo le attività di formazione dottrinale, come l'opera della Sacra Famiglia, che si tenevano in via Santa in Grazia. A poco finì con l'occuparsi anche delle attività esterne. Fra queste ce n'era una che le dame tenevano in predilezione. Si trattava dell'opera di preservazione della fede in Spagna. Era, effettivamente, era un apostolato di rottura che si svolgeva nelle strade dei quartieri di periferia e che si opponeva frontalmente all'organizzata propaganda anticattolica di cui era fatta oggetto la cintura proletaria di Madrid. Nello spazio di un mattino sorgevano dei baracconi che servivano da scuole laiche o anticattoliche. In quei mesi degli anni 1927 e 1928, quel giovane sacerdote continuava a implorare per un ideale divino che presentiva nei suoi presagi soprannaturali, frammisti a locuzioni interiori, che annunciavano l'imminenza di ciò che tanto anelava.
presagi che il Signore voleva qualcosa, sapevo cosa. Dicevo gridando, cantando, alcune parole che sicuramente, pur se mai le avrete pronunciate con la bocca, almeno le avrete assaporate con il cuore. Sono venuto a mettere a fuoco la terra, e che altro voglio se non che arda? E la risposta, eccomi, perché mi hai chiamato. L'apostolato si concepiva come un'azione differente. L'apostolato veniva concepito come un'azione diversa e distinta dalle azioni normali della vita comune. Metodi, organizzazioni, propagande che si incrostavano sugli obblighi familiari e professionali del cristiano, a volte impedendogli di compierli con perfezione, e che costituivano un mondo a parte, senza fondersi né interagire con il resto della sua esistenza. Esisteva un procedimento per avviare le anime verso Dio e far loro accettare l'invito universale all'amore. Era possibile cristianizzare la società e rimuovere il mondo con l'apostolato. Intravedevo una nuova fondazione, benché prima del 2 ottobre io non sapessi che cosa fosse, che apparentemente non avrebbe avuto un fine ben determinato. Il martedì mattina, 2 ottobre, festa degli angeli custodi, dopo aver celebrato la messa, Don José María si trovava in camera sua a leggere le note che aveva portato con sé. All'improvviso gli sopraggiunse una grazia straordinaria, con la quale comprese che il Signore dava risposta alle sue insistenti petizioni. Serbò sempre un incomprensibile riserbo su questo meraviglioso evento e sulle circostanze personali. Ebbene, il 2 ottobre del 1928, San José María, in questo luogo, mentre ascoltava le campane di Nostra Signora degli Angeli, che si trova qui vicino, ha visto l'Opus Dei. San José María ha visto un gruppo di persone dove c'era di tutto, donne, uomini di tutte le età, di tutte le professioni, di tutti i colori, che erano capaci di scoprire che con la loro vita ordinaria, con il loro lavoro, con i loro rapporti sociali, con la famiglia e con i loro svaghi, erano in grado di guadagnarsi il cielo. Ricevetti l'illuminazione su tutta l'opera mentre leggevo quelle carte. Commosso mi inginocchiai. Ero solo nella mia camera, tra una meditazione e l'altra. Risi grazie al Signore e ricordo con emozione il suono delle campane della parrocchia di Nostra Signora degli Angeli. Storico fu un avvenimento imprevisto e inatteso. Non fu affatto il concepimento di un'impresa, ma il risultato di una irruzione divina nella storia dell'umanità. L'opera irruppe nel mondo quel 2 ottobre 1928, dirà il fondatore esprimendosi in modo impersonale in una sua meditazione. L'influenza del 2 ottobre nella mia vita è stata decisiva. Grazie a ciò che José María ha vissuto qui, io ritengo di avere una vita piena, completamente piena, e che grazie al suo messaggio io posso diventare santa e incontrare Dio. La data del 2 ottobre era la pietra miliare che indicava con esattezza il momento storico in cui la mente del fondatore era stata illuminata da un'idea chiara generale della sua missione. La cosa sorprendente è che a quel fatto soprannaturale se ne aggiunge un altro grandemente significativo. Le ispirazioni che aveva ricevuto con una certa regolarità cessarono improvvisamente. Per me José María ha influito in modo definitivo nella mia vita. Perché il suo messaggio è universale e non passerà mai di moda. Il fondatore vide il 2 ottobre che era necessario aprire con lo sforzo personale e le grazie inerenti al proprio carisma di fondatore una strada che ancora non esisteva.
Predicare quel messaggio di santità in mezzo al mondo, mobilitare le anime all'apostolato, guidare e rinnovare gli uomini di fedeli nel seno della Chiesa. Sarebbero stati avvenimenti senza precedenti storici. Era da tempo che lui diceva di dover fare qualcosa di importante, ma non sapeva bene fino a che poi in quel giorno Dio lo ha ispirato su ciò che era l'Opus Dei, e a partire da quel momento è incominciata ad esistere l'Opus Dei. Il processo di fondazione avrebbe quindi avuto un lungo e difficile percorso, che non avrebbe avuto fine che alla morte del fondatore. Egli possedeva lo spirito dell'opera, egli era il tronco dal quale sarebbero usciti i rami e i frutti. Il fondatore non vide i particolari di quel lungo e penoso itinerario accidentato che l'avrebbe condotto alla meta, ma vide l'opera proiettata nei secoli come disegno provvidenzialmente realizzato da Dio. Sua anima andava in cerca di qualcosa di speciale da offrire in espiazione. Perciò, 30 giorni dopo aver terminato la novena al Camposanto, per intuito spirituale chiese al Signore senza titubanze che lo spogliasse della sua salute, in atto espiatorio. Il giorno 11 agosto 1929, secondo una nota che presi quel giorno sulla macinetta che ho nel breviario, mentre davo la benedizione con il Santissimo Sacramento nella chiesa del patronato del Fermos, senza averci pensato prima, chiesi a Gesù una malattia forte, dura, in espiazione. Credo che il Signore me l'abbia concessa. San José María, quando chiedeva qualcosa al Signore, non era tanto per chiedergli un qualcosa che riguardasse una malattia, ma voleva identificarsi con la volontà di Dio. Ed è vero che la sofferenza può avvicinare a Dio. E io lo vedo tutti i giorni con le persone con le quali ho a che fare nell'ospedale. Soprattutto quando queste persone non pensano tanto a se stesse, alla loro condizione o situazione, ma pensano invece agli altri. Ottobre 1928 non vide né gli eventi né i dettagli storici, bensì il nucleo essenziale del messaggio divino. Si può pensare che in tali circostanze, con la ripugnanza che sentiva a fondare qualcosa di nuovo e senza illuminazioni pratiche per fare nuovi passi nella fondazione, decidesse di ammettere donne nell'impresa? Almeno aveva come opinione personale un'idea propria, chiara e tassativa. Le donne non erano chiamate a far parte dell'organizzazione. Il Signore non tardò molto a correggere questo criterio restrittivo. E in tutte le decisioni che prendo, in tutte le azioni che svolgo, in tutta la mia vita, tutti i rapporti sociali che ho, sempre tengo presente il fatto di essere figlia di Dio e che ho una responsabilità seria con Dio di vivere la mia vita in linea con la mia fede. D'accordo a mi fede. Un giorno andai a parlare con Padre Sanchez e il buon Padre Sanchez alla fine mi domandò: come va quest'opera di Dio? Per strada cominciai a pensare: opera di Dio, Opus Dei, Opus Operatio, lavoro di Dio. Questo è il nome che cercavo. E in seguito si chiamò sempre Opus Dei. Aveva trovato il nome giusto. Io stavo a uno 4 km da Suiza. Mi trovavo a circa 4 chilometri dalla Svizzera, in terra italiana, e ho potuto vedere, a colori, in televisione, le Olimpiadi. Mi sembra ancora di vedere quei tali che sembravano un po' mosci, eh? Hai presente? Te guardas? Sì, pare. Che iban con su pertiga. Prendevano la loro brava asta. Misuravano, eh? E poi, scusate se faccio un po' il giullare di nostro signore. Perdonando sia un poco il juglar del nostro signore, eh? Y miraban y vos
Un fracasso! Fiasco. Blandito. Tu. Si rilassavano i muscoli, dagli un poco. Rilassavano un po' i muscoli. E si riconcentravano. E tornavano a concentrarsi. Che l'aleteo di una mosca lo svolvia locos. No! Querían stare in lo che hacían. Volevano restare completamente assorti in quello che facevano. E un terzo fracasso. E al final, podían. Pues ma finalmente, ce l'avevano fatta. Ebbene, noi, con la grazia di Dio, che è l'asta migliore, l'unica asta di cui dispone il cristiano, con la grazia di Dio riusciremo a saltare qualunque cosa. D'accordo? E ci robustiremo e faremo le cose meravigliose che fanno i ragazzi del Brafa. Dovreste vederli alcuni dei filmati che ho visto io. Sono ragazzi robusti, sani, atletici, eleganti e buoni cristiani. È un piacere vederli. Ah! Con l'autorizzazione del provinciale dei Carmelitani, si preparò a fare una settimana di ritiro spirituale a Segovia, nel convento dove riposano i resti di San Giovanni della Croce. Il 2 ottobre scriveva: «Giorno dei Santi Angeli Custodi, vigilia di Santa Teresina 1932. Domani vado a Segovia, agli esercizi, accanto a San Giovanni della Croce. Ho chiesto, ho mendicato molta preghiera. Vedremo». Nell'anno 1932... Era l'anno 1932 e San José María era alla ricerca di un periodo di raccoglimento, di silenzio, di solitudine per parlare con Dio. Voleva capire come doveva svolgere questo incarico che Dio gli aveva conferito il 2 ottobre del 1928 e ha scelto proprio questo luogo. È venuto qui per fare dei giorni di ritiro spirituale. Arrivò al convento dei Carmelitani Scalzi di Segovia lunedì 3 ottobre 1932. Dopo aver trascorso molto tempo con le sue orazioni, al sepolcro di San Juan de la Cruz. La sua cella portava un bel numero, il 33, che gli ricordava doppiamente le persone della Santissima Trinità. Il convento godeva di una magnifica vista. E in uno di questi giorni, più precisamente il 6 ottobre del 1932, durante un'orazione, ha avuto ciò che lui definiva una mozione divina, ovvero ha avuto una ispirazione divina. Giovedì 6 ottobre 1932, mentre faceva orazione nella cappella di San Giovanni della Croce, durante il suo ritiro spirituale di Segovia, ebbe la mozione interiore di invocare per la prima volta i tre arcangeli e i tre apostoli. San Michele, San Gabriele e San Raffaele, San Pietro, San Paolo e San Giovanni. Da quel momento li considerò patroni dei diversi campi apostolici che compongono l'Opus Dei. La linea fondamentale dell'Opus Dei è la santità nel lavoro ordinario, che è una cosa... Ricordo che una delle cose che più mi ha spinto a chiedere la missione all'Opus Dei è che mi piaceva molto lavorare. Giovedì 22 giugno 1933. Da solo, in una tribuna di questa chiesa del Perpetuo Soccorso, cercavo di fare orazione davanti a Gesù sacramentato esposto nell'ostensorio, quando per un istante, e senza che ve ne fosse alcuna ragione, mi venne in mente questo pensiero amarissimo. E se tutto fosse una menzogna, una tua illusione, e perdessi il tempo, e, peggio, lo facessi perdere a tanti altri? Un repentino vuoto soprannaturale, una suprema angoscia gli annegarono l'anima nell'amarezza. Offrì al Signore la propria volontà. Se non è tua, distruggila. Se lo è, rassicurami. Di statura medio-alta, il sacerdote appariva robusto, con la faccia rotonda e la fronte ampia. Aveva gli occhiali e i capelli molto scuri e molto corti. Un lieve sorriso, trattenuto a volte da gesti di passeggera serietà, illuminava continuamente il suo viso.
La sua costituzione, l'aspetto allegro e la conversazione affettuosa facevano pensare in Aquile a pacifici impegni sacerdotali. La sua piacevole figura fisica copriva i rigori di discipline e digiuni. La pulizia della veste talare e le scarpe ben lucide smentivano ogni idea di povertà grazie alle sue precauzioni. Sento la necessità, la premura di aprire case fuori Madrid e fuori di Spagna. Annotava il 13 febbraio e intorno a quella data scriveva: sento che Gesù vuole che andiamo a Valencia e a Parigi. Si sta già facendo una campagna di preghiera e sacrificio per porre le fondamenta di queste due case. Il fondatore docilmente e generosamente portava la croce con eleganza, senza abbandonare le sue abituali mortificazioni. Il suo spirito di penitenza lo portava ad addolcire la vita al prossimo. Cercava di consolare gli afflitti, di non creare problemi di convivenza, di fare piccoli servizi ai rifugiati. Cercava di non parlare della guerra né di se stesso. Sopportava la fame senza lamentarsi, dominava la sua curiosità. Offriva a Dio le privazioni e le contrarietà, che non erano poche. E a tutto il resto aggiungeva le discipline e il sangue. Spesso, infatti, senza spiegarne il motivo, il padre chiedeva di essere lasciato solo nella stanza o approfittava che gli altri stessero in sala da pranzo e si infliggeva le discipline. San José María Escrivá era un aragonese. San José María Escrivá era un aragonese. Siamo esattamente ora in un luogo dove egli si è formato, dato che questo era un seminario dove egli ha effettuato gli studi ecclesiastici. E poi, qui a Saragozza, lui ha frequentato l'Università di Legge. Era molto, ma molto aragonese. Era una persona che amava profondamente la sua terra, ma aveva anche una visione molto universale. Lui era una persona molto aperta, con tutte le persone con le quali lui aveva a che fare. Ed era anche molto attraente per il suo modo d'essere, perché era molto simpatico, un grande conversatore, che però aveva contemporaneamente delle virtù umane, quelle che ho appena detto. Era anche una persona che aveva sempre sia la testa che il cuore in Dio. Pensione al primo piano di via General Pardinas 28. La padrona, signora Matilde Velasco, aveva preparato con gran cura un tavolo, ma quando il sacerdote, in borghese e senza alcun paramento, cominciò a celebrare la messa, ella non vi poté assistere. Aveva il compito di controllare dal vestibolo coloro che passavano per le scale, per evitare sgradevoli interruzioni. Nonostante non avesse potuto assistere alla messa, la padrona, durante la prima colazione di quanti vi avevano partecipato, notò qualcosa di singolare nella conversazione e nelle maniere del sacerdote. La impressionò anche il sorprendente e silenzioso gesto del padre, che, mortificando la fame, accarezzò un'arancia e la lasciò là, elegantemente dimenticata sul tavolo. Quando sparecchiò, la signora Matilde raccolse con venerazione l'arancia toccata da quel sacerdote. Arancia testimonia Juan Jiménez Vargas, che 40 anni dopo quella famiglia ancora conserva. Fra i diversi piani per uscire dalla zona controllata dal fronte popolare, il più diretto e meno compromettente era quello per via diplomatica. Ma Dio non l'aveva consentito. E neppure era riuscito a Don José María di procurarsi un passaporto argentino con il falso certificato di nascita. A cosa gli serviva dunque tutto il suo arsenale di documenti se non trovava una via di fuga? Sua madre e i suoi fratelli avevano risolto il problema perché pensavano di restare a vivere a Madrid. La sua intenzione, invece, era di uscire dalla capitale. Ma qualunque spostamento esigeva il relativo salvacondotto. Un giorno accettava di andare, il giorno successivo si tirava indietro. Alla fine Don José María accettò. Thank you.
Verso la metà di novembre venne indicata una data sicura per la partenza. Gli ultimi preparativi cercarono di risparmiare il più possibile. Arrivò l'ora dei commiati. Dure tappe di montagna, autocorriera di linea. Il padre, José María e Juan si misero a sedere nei posti anteriori. Scesero poco oltre il paese di Oliana, vicino a un luogo da cui si inerpicava la strada per Teramo. Era caduta la notte quando arrivarono a Peramola. Girarono intorno al paese e Tonillo lo fece entrare in un pagliaio, promettendo che sarebbe ritornato all'alba a svegliarlo. Hanno passato qui tutta la notte, qui era pieno di paglia. C'erano molti uccelli, qui è pieno. E poi ci sono anche molti topi. Dicono che c'erano tantissimi topi. Non si era ancora fatta luce quando intrapresero la marcia verso la masseria di Villarò. A metà strada cominciò a fare giorno, ma già avevano oltrepassato diverse dorsali e non potevano più essere visti nel folto dei pini. Qui entriamo già nella zona della baronia del Rialp. Lasciamo la zona della Mola ed entriamo nella baronia del Rialp. Ben presto arrivarono al casale di Villarò. Questo qui a sinistra è Villarò. Qui arrivarono il giorno 20 novembre di mattina, verso le 8 o le 9 del mattino. Arrivarono a Villarò e San José María celebrò la messa. In una delle stanze della casa fu sistemato un tavolo e da una borsa della spedizione fu tirato fuori l'occorrente. Le ostie, un piccolo bicchiere di cristallo che fungeva da calice, piccoli corporali e purificatori, un crocefisso, la bottiglietta col vino per la messa e il quaderno sul quale erano stati copiati il canone e alcuni testi di messe votive. E nel pomeriggio del giorno 21 sono andati su per Pagliarols. È lì. Domenica 21 novembre 1937. A metà pomeriggio Pere Sala li spinse a mettersi in cammino, poiché restando nella masseria non erano fuori pericolo. Mentre stava facendosi buio, dopo solo un quarto d'ora di marcia, arrivarono in vista della chiesa di Pagliarols. E qui a sinistra c'è il rettorato, però ora è stato abbattuto. Non esiste più perché era pericolante. La chiesa aveva addossata all'abside una canonica che per volume e altezza sovrastava il tetto del tempio. Salirono la scala fino al primo piano della casa. Si trovarono in una stanza ampia e vuota, con diverse porte e un balcone che dava sulla valle. Pere aprì una delle porte e alla luce fioca della candela apparve sul fondo un piccolo spazio o recinto con un basso soffitto a volta. Le mura erano annerite, l'intonaco fuligginoso e il pavimento coperto di paglia. Il piccolo spazio recintato non aveva altra aria che quella di una finestrella, sommariamente chiusa con alcune tavole. Nell'oscurità, alla luce vacillante della candela, ebbero l'impressione che si trattasse di un forno. Era il luogo in cui dovevano dormire quella notte, senza accendere luci e chiudendo bene la porta, come raccomandò loro la guida. In questo ambiente, dopo poche ore, la notte tra il 21 e il 22 novembre del 1937. Sono state poche ore, ma sicuramente delle ore molto intense. E secondo quanto raccontano i testimoni che hanno vissuto quel momento, sono state delle ore di grande sofferenza, di dubbi, che aveva San José María in quei momenti, dato che non sapeva se continuare il cammino che Dio gli aveva chiesto di compiere, o invece tornare sui suoi passi verso Madrid, dove aveva lasciato alcuni dei suoi figli, i suoi familiari, sua madre, sua sorella, suo fratello. Erano coricati da poco quando Paco udì il padre muoversi e respirare affannosamente. Il dubbio assaliva di nuovo lo spirito del padre. I singhiozzi diventavano sempre più profondi e la sua respirazione sempre più ansimante. Non sopportava il pensiero di opporsi alla volontà di Dio e di abbandonare i suoi.
fu una notte intera di afflizione. Senza mistica terribile, inesprimibile e purificatrice. Si alzò alle prime luci per aprire la finestrella. Il suo volto, dolorosamente sereno, rispecchiava la stanchezza dopo una notte di lotta e l'amarezza ancora inchiodata nell'anima. Poi scomparve rapidamente per la scala che scendeva nella sacrestia. Poco dopo ricomparve al piano di sopra, trasformato e raggiante di gioia. Era felice. Dal suo volto era scomparsa ogni traccia di stanchezza. In mano teneva un oggetto di legno dorato, una rosa. La rosa di legno è ora conservata nella curia prelatizia dell'Opus Dei. Il venerdì, prima di alzarsi, ebbero una gradita sorpresa. Arrivò la notizia che la spedizione sarebbe partita il lunedì successivo. Il passaggio dei Pirenei. Deo gratias, Deo gratias. Ripeteva il padre quella mattina del 2 dicembre 1937. A poco e impercettibilmente, man mano che Don José María segnava le tappe di quell'itinerario estenuante, comincia ad apparire negli appunti una traccia di sintomi inquietanti. Dapprima un accenno di malavoglia e lieve stanchezza, alla fine qualche nota allarmante. Mi corico presto perché sono distrutto. La malattia che gli riempiva la bocca di sangue era un male doloroso e strano. Non si seppe mai con certezza se riguardasse la gola o i polmoni, poiché la malattia era di eziologia rara e incerta. Era consapevole Don José María di trovarsi nel pieno di un processo di purificazione mistica? Sopra una croce senza spettacolo. Durante questi periodi acuti, Dio gli concedeva una grande grazia, che consisteva nel purificare la sua anima dalle imperfezioni, affinando i suoi affetti per avvicinarlo maggiormente all'intimità divina. Continuarono le febbre. La gola gli bruciava, la bocca gli si riempiva di sangue. Un medico che egli aveva consultato a Saragozza il 21 febbraio gli aveva diagnosticato una faringite cronica, però la malattia presentava i sintomi di una tubercolosi in fase avanzata, incurabile. Questa notte ho sofferto orribilmente. Credo che poche volte ho sofferto tanto come ora. E non se mi olvidará. E non dimenticherò quella povera creatura che io, giovane sacerdote, stavo aiutando a morire dopo l'estrema unzione. E gli sussurrava all'orecchio: benedetto sia il dolore, questa è liberazione. Amato sia il dolore. E lo ripeteva con la voce rotta, morito dopo pochi minuti. Santificato sia il dolore, glorificato sia il dolore. E non ho cambiato parere. Questa è la mia liberazione. Glorificato sia il dolore, e non ho cambiato parere. Esta es mi liberación. ¡Anda! La mattina del 28 marzo 1939 le truppe cominciarono a entrare a Madrid. Tra i soldati c'era Don José María in veste talare. L'emozione era incontenibile. Dal luglio 1936 era probabilmente il primo sacerdote che si mostrava per la strada in veste talare. Molti correvano a baciargli la mano e Don José María tendeva loro un crocifisso. Cominciare di tutti, perseverare e dei santi. La residenza di via Henner cominciò subito a funzionare a pieno regime. Dopo un po' di tempo, tuttavia, si notò in alcuni una certa resistenza ad assistere alle lezioni di formazione. Cominciarono a serpeggiare critiche, all'inizio isolate e generiche. Si seppe che in alcuni circoli studenteschi, all'università o nelle scuole speciali, correva voce che nella residenza si facevano cose strane. Che l'oratorio era decorato con simboli massonici e cabalistici, che ci si comunicava con ostie profumate, che c'erano croci senza il crocifisso. Non era la prima volta che Don José María era bersaglio di sporadiche mormorazioni. Non avevano altro fondamento che i simboli liturgici incisi sul fregio dell'oratorio insieme alle parole latine di un inno, oppure la croce nuda, una lievissima fragranza che proveniva dal tabernacolo e che aveva lo scopo di coprire la puzza della colla da falegname. Los santos se han ido al otro mundo llevando encima una carga de basura echada por sus contemporáneos. I santi se ne sono andati all'altro mondo portandosi addosso un sacco di immondizia gettata loro dai contemporanei.
Non posso dimenticare che quando morì Teresa di Lisieux del convento diceva: «E che cosa potrà dire la madre superiora di questa povera monaca? Una santa grande». E l'altra Teresa, la Teresona grande di Ávila. E l'altra Teresa, la grande Teresona d'Ávila. Dissero di tutto, disse. Io lo dirò con le stesse parole, che si possono ripetere. Oggi poi la gente è abituata a parlare di tutto, disgraziatamente. La mattina del 14 febbraio 1943, Don José María uscì di buon mattino per celebrare la messa alle sue figlie nell'oratorio della casa di via Jorge Manrique. Está llegando a su destino. Calle de Jorge Manrique. Ha llegado. Subito dopo aver celebrato la messa, egli estrasse di tasca l'agenda e scrisse: Societas sacerdotalis sante crucis. E fece poi un piccolo disegno, un cerchio che racchiudeva una croce. Aveva disegnato il sigillo dell'opera. La croce nel mondo è messa all'interno del mondo. Società sacerdotale della Santa Croce. Gesù voleva coronare l'edificio con la sua Santissima Croce. Non per esaltare le sofferenze, ma per proclamare la vittoria sul dolore e sulla morte. L'11 ottobre 1943, la Sacra Congregazione dei Religiosi concesse il Nihil Obstat per la erezione diocesana della Società Sacerdotale della Santa Croce. Io sono anticlericale, va bene. C'era un anticlericale una volta, molto acceso. Anch'io sono anticlericale, perché mi piace che il clero rimanga clero, che non imbrogli, che si limiti, e non è poco, alla propria missione spirituale. Che si limite e non è poco a sua missione spirituale. Con los brazos abiertos donde quepan todos. Con le braccia aperte dove entrino tutti, quelli della destra, quelli della sinistra, quelli di fronte, quelli di dietro, tutti, tutti. Non possiamo chiudere le braccia a nessuno. Non possiamo essere persone di partito. La lucha è anticristiana. Non possiamo parlare di lotte. La lotta è anticristiana, di litigi. Noi parliamo di intese. Noi parliamo di scambiare impressioni per giungere a un accordo. Ma di picchiarsi, di odiarsi, no. Pero de pelearse, de odiarse, no. Le denigrazioni e le dicerie propagate contro l'opera in Spagna cominciavano ad arrivare a Roma. Nel 1946 il padre cominciò a temere che le cose stessero complicandosi. Secondo il parere unanime dei membri del consiglio, il viaggio a Roma era inevitabile. Lo dissero al padre, che li ringraziò e spiegò loro che aveva visto chiaramente la presenza di Dio la necessità di recarsi nella città eterna, qualunque decisione essi avessero preso. Quando il padre scorse nella luce del crepuscolo la cupola di San Pietro che si stagliava all'orizzonte, si commosse visibilmente e recitò il credo ad alta voce. Abitiamo vicini al Santo Padre, accanto a Piazza San Pietro. 16 luglio 1946. Udienza privata del fondatore con il Santo Padre. Fu un colloquio emozionante, nel quale poté finalmente aprire il cuore al Santo Padre e metterlo al corrente del lavoro svolto. Si mancava di tutto, a cominciare dallo spazio. Dormivamo su letti pieghevoli o sul pavimento. C'era denaro e non potevamo accendere il riscaldamento. Abbiamo sofferto il freddo e la fame. L'oratorio, che era la parte principale dell'appartamento, era molto povero e nel resto della casa non avevamo neppure l'indispensabile. L'appartamento di Piazza della Città Leonina fu un eccellente strumento di apostolato. Il padre lo utilizzò per far conoscere l'opera a molti dignitari della Chiesa, cardinali, vescovi, monsignori, consultori e altri membri della Curia Romana. Il Signore creò l'uomo ut operaretur, perché lavorasse. E questo lo comprendiamo molto bene. Però avete pensato in che il lavoro necessita essere santificato.
Però dovete capire che il lavoro deve essere santificato. Che dovete santificarvi col lavoro e dovete santificare gli altri col vostro lavoro. Mettere la santità a portata di mano di tutti. Siate santi, dice, come è santo il mio Padre Celeste. Sed santos, dice, come mio Padre Celestial è santo. Io che amo molto le religiosas e i religiosos. Io che amo molto le religiose e i religiosi, li amo con tutto il cuore. Io che amo tanto tutti i miei colleghi e fratelli sacerdoti, devo dirvi che la santità non è soltanto per loro, ma per tutti i cristiani. Perciò coraggio. Por lo tanto animo, che io os daré una receta che sta molto cerca di vosotros. Io vi darò una ricetta che è alla vostra portata, che potete usare se volete. Bisogna fare un piccolo sforzo. Non basta la grazia di Dio. Il Signore che ci ha creati senza interpellarci non può portarci in cielo senza il nostro consenso. Dovete quindi fare un piccolo sforzo perché il vostro lavoro sia principalmente utile alla vostra anima e poi vada a beneficio della vostra famiglia, della vostra casa, eccetera. Dovete pensare a Dio e agli altri attraverso Dio. Dovete pensare in Dio e in los demás por Dios. Stava per arrivare la provvida Mater Ecclesia. Il decreto approvava la Società Sacerdotale della Santa Croce Opus Dei come istituto secolare di diritto pontificio, posto sotto l'autorità di un presidente generale, nel quale si univano una sezione maschile e una sezione femminile, non come parti svincolate del tutto, bensì separate e indipendenti. Sogno la fondazione di una casa a Roma, quando l'opera di Dio sarà ben avviata, che sia il cervello dell'organizzazione. Anche su consiglio di alcuni prelati della Curia, specialmente di Monsignor Montini e di Monsignor Tardini, si decise di acquistare quanto prima una casa dignitosa di rappresentanza per farne la sede centrale dell'Opus Dei a Roma. Abbiamo cercato di dare un nome alla nuova casa. Il padre ha detto che si chiamerà Villa Tevere. Andarono a vedere alcune case, una delle quali era una villa ai Parioli che aveva ospitato l'ambasciata d'Ungheria. L'immobile si trovava al numero 73 di Viale Bruno Buozzi. Ho conosciuto San José María nell'anno esattamente il giorno 15 maggio del 1956. L'ho conosciuto a Roma, in Viale Bruno Buozzi. Avevo sentito parlare di lui, avevo letto parte dei suoi scritti, ma posso dirvi che nel momento in cui mi sono trovato davanti a lui, dal momento in cui l'ho incontrato, subito sono stato attratto dalla sua grande semplicità, dalla sua grande simpatia e la sua grande affabilità e anche per il calore che lui dava a tutto ciò che diceva. Anche perché lui sfruttava la sua conoscenza, la conversazione con lui, per fare sempre qualche riferimento dottrinale. Sempre poter dar algún punto dottrinale. Qui c'è molto lavoro immediato e fecondo. Si vede che è l'opera di Dio. Parlava di terre lontane e dei paesi d'oltreoceano dove sarebbero ben presto andati. Non era una chimera, poiché alcuni membri dell'opera si erano già stabiliti a Parigi, a Londra e a Dublino, e altri si accingevano a recarsi negli Stati Uniti, in Messico e in Cile. Erano pochi? Il fondatore lo sapeva bene. Anche le numerarie ausiliarie su cui poteva contare l'opera non erano più di una dozzina. Eppure, alle tre o quattro che stavano lì accanto, nella portineria di Villa Tevere, il padre assicurava: «Se voi, le prime 12, mi sarete fedeli, potremo andare ovunque, in Giappone, in Africa, in America, in Oceania, dovunque». Il Signore, a calci, ci ha portati in tutto il mondo. E siamo in Europa, in Asia, in Africa, in America e in Oceania, grazie ai malati che sono un tesoro. Grazie a los enfermos, che sono un tesoro. Il 2 ottobre 1928 il fondatore aveva visto una moltitudine innumerevole di persone di ogni condizione sociale, età, professione e stato, razza e nazione, che accogliendo il messaggio della chiamata universale alla santità, si sarebbero dedicate al servizio della Chiesa e delle anime, senza abbandonare le circostanze familiari e professionali nelle quali li aveva raggiunti la vocazione divina. L'apostolato dell'Opus Dei si intensifica e si diffonde fino a diventare un mare senza sponde, una realtà universale. Dentro e fuori la casa, nei corridoi, nelle sale e negli oratori, nei cortili, sugli archi e sui muri,
Il visitatore si imbatte in oggetti che risvegliano un ricordo o evocano un evento della storia dell'opera. Qualche mattone del pensionato recuperato dalla demolizione, un quadro della casa della nonna, un bicchiere usato durante la guerra civile. Sono insegnamenti le iscrizioni sugli architravi delle porte, le frasi ricamate sugli arazzi, i testi incisi sulle lapidi, siano motti o giaculatorie. Le statue, le ceramiche, i quadri, le fontane, le vetrate, gli affreschi e le vetrine sono una specie di catechesi. Ma il padre aveva profuso le sue principali cure negli oratori, i tabernacoli, i soggetti delle pale d'altare, i materiali impiegati nella costruzione, perfino i più piccoli dettagli ornamentali, tutto era passato dalle sue mani, attraverso le istruzioni date agli architetti. Iniziare quell'avventura era stato un atto di fede viva, continuarla una pazzia divina, ultimarla una fedeltà eroica. Si autodefiniva un asinello rognoso, uno straccio sudicio, uno strumento inetto e sordo, un sacco di miserie, nulla e meno di nulla. Davanti a Dio si considerava un fondatore senza fondamento, debolezza più grazia di Dio, un grande sciocco, una misera fonte di miseria e di amore, un peccatore che ama alla pazzia Gesù Cristo. Io ti sento gridare, o mio re, a viva voce, ancora oggi vibrante. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e che altro voglio se non che arda. Domine ut videam. Gli ultimi eventi narrati ai fedeli dell'opera da Don Alvaro, allora segretario generale dell'Opus Dei, in una lettera del 29 giugno 1975. Abbiamo messo in atto tutti i mezzi possibili, spirituali e medici. Io gli ho dato l'assoluzione e l'estrema unzione quando respirava ancora. Un'ora e mezzo di lotte, di speranze. Non volevamo credere che fosse morto. Lo trasportammo con la massima venerazione e l'affetto nell'oratorio di Santa Maria, posando il suo corpo davanti all'altare. Il volto del padre appariva straordinariamente sereno, una serenità che infondeva una grande pace in chi lo guardava. Morì come aveva desiderato, guardando un'immagine della Madonna di Guadalupe. Dalle mani della Madonna ricevette la rosa che apre all'amore le porte dell'eternità.